Allora, sono di nuovo qua. Non vi libererete di me così facilmente. Vediamo, mettiamo una musica del genere. Una musica che non c'entra un cazzo proprio. Proprio, proprio. Un obbrobrio. Stavo vedendo un articolo sulla vendita e l'affitto di una casa non all'avanguardia energetica. Aspetta, raga, mi hanno scritto un messaggio. Un attimo che ascolto. Perché si è fermato il countdown, cazzo? L'ho chiuso, certo. Vabbè, ci sentiamo dopo.
Ok, va bene. Questo va bene. Buonasera. Spero che stiate bene. Spero che abbiate mangiato tanto, soprattutto bene. Spero che siate felici. Spero che abbiate fatto l'amore di recente. Spero che siate ricchi e tutte queste cose belle. Proposito di bellezza, in questo periodo sto provando la stessa vitalità, la stessa vita, diciamo, di quando io avevo circa 12-13 anni, forse anche prima. Quando io ero piccolo, tipo quando avevo 3 anni, 4 anni, mi sentivo felice. Niente mi poteva ferire, niente mi poteva. Cioè, non è che niente mi poteva ferire, era chiaro che qualcosa mi poteva ferire, bastava che magari mia mamma non mi salutava e mi sentivo ferito. Però non avevo nessuna preoccupazione. Oggi ho tante preoccupazioni. Una cosa, per esempio, di oggi è devo fare qualcosa. Oppure anche quello che sto facendo oggi è una cosa utile? Posso giocare? Sto facendo qualcosa di meglio rispetto a quello che potrei fare altrove? Tanti pensieri proprio coglioni. Però col tempo queste cose le abbiamo fatte tutti, cioè tutti ce le abbiamo questi pensieri che ti logorano. Cioè, perché avere una vita così? Anche non servono. Cioè, voi immaginate come possa essere una vita senza questi problemi, con questi problemi, ma senza le preoccupazioni. Penso che sia un bel periodo della mia vita. Io credo che sia alleggerito da questa cosa del Natale, come ho detto ieri ad Alberto, questo per me è un periodo leggero. Penso che per gran parte delle persone questo sia un periodo leggero, cioè non è la pesantezza che ha novembre. Novembre è stato un periodo di pesantezza, perché ho visto che proprio a livello obiettivo, ho visto che tante persone si sono lasciate, ho visto che hanno cambiato lavoro tante persone. Quindi sono chiaramente credente che novembre è una cosa, gennaio è anche un'altra cosa, perché gennaio è un periodo molto negativo. Gennaio è un periodo proprio dove devi subire il contraccolpo del Natale. Chi passa un bel Natale poi passa un gennaio terribile. Io vi voglio raccontare degli episodi che ho vissuto
Dopo sicuramente le scuole medie, quindi potremmo dire anche al liceo con una certa precisione, anche dopo credo. Intorno al 28-29 dicembre, per qualche anno, io venivo assalito proprio, è proprio il termine giusto, da una depressione incredibile. Proprio mi durava una notte, o se andava male proprio qualche giorno, e avevo questa depressione incredibile, tipo come se la mia vita fosse, cioè fosse senza via di uscita, non lo so come descrivervi questa sensazione, però c'è cioè, uno dovrebbe essere felice in questi giorni perché proprio questi pensieri non ce li hai e a me invece arrivano. Cioè vivevo sempre tanti giorni belli, Natali, cose, cenoni, pranzoni. E poi c'era tutta questa pesantezza. Cioè, vedere che la famiglia, gli amici non potevano fare nulla. Ed era. Ora, neanche mi riesco a spiegare questa cosa. Quindi, figuratevi, prima avevo questo sconforto e sono stati dei momenti bruttissimi della mia vita. Cioè, non vi sto dicendo che volevo suicidarmi, però era brutto lo stesso, era brutto lo stesso, era proprio una cosa dove non potevi fare niente, non potevi fare niente, cioè che cazzo facevi lì? Niente, non dovevi dormire lì, essere preso io dallo sconforto, cioè vedevo tutti lontani, tutti lontani, è un sentimento. Credo che ancora non abbia un termine per essere esplicitato. Però forse come mi sono spiegato, voi l'avete capita questa cosa. Cioè il vedere tutti lontani, vedere che nessuno ti può fare nulla, nessuna compagnia ti può essere d'aiuto. Ed è anche per fatto che nessuna compagnia ti è d'aiuto che tu arrivi in quel punto. Altrimenti avresti passato dei momenti belli. Questa cosa è successo solo a Natale, vi devo dire. Mi è successo solo a Natale, perché Natale probabilmente era il periodo più atteso dell'anno. Quest'anno, ma anche altri anni, non potrà accadere perché per me Natale non significa più quel salto di qualità. Cioè, Natale per molti rappresenta quel cambiamento che non riescono a fare in altri 360 giorni dell'anno. A Natale lo devono fare, capito? Cioè, è un po' una. È un po' un. Come dire, non un vincere, però è, sai, quando tu hai la strada in discesa, capito? Che anche in folle corri. Anche in folle tu vai forte. E questo è il Natale, cioè anche che comunque sei una persona di merda, il Natale te lo passi bene. Questo per tutte le persone, quasi tutte le persone. Invece poi novembre e gennaio sono proprio il contrario, cioè che anche che tu sei una persona buona, come io sono sempre stato, io sono stato una persona buona,
buona, cioè. È chiaro che molte persone sono buone, però io particolarmente. Cioè, ho sempre messo davanti i valori anziché il guadagno. Questo, a parte qualche anno, l'ho fatto sempre. Ho sempre visto, diciamo, i valori, l'eroismo più che alle altre cose, proprio perché l'eroismo è qualcosa che mi entusiasma. E detto questo, parlo del tema di questa live. Il titolo non è che mi piacesse particolarmente, però non sono riuscito a fare meglio di così. Che cos'è la determinazione? La determinazione è una qualità che ti permette di provarci sempre. Quella che oggi un po' la chiamano resilienza, cioè il fatto che tu, nonostante le fatiche, le cose, tu riesci, cioè la resilienza è parte della determinazione, però la determinazione è più completa, perché la determinazione vuol dire che anche tu, anche diciamo tu che sei un nemico di te stesso, vieni messo da parte per raggiungere l'obiettivo. Una persona molto determinata è la persona che non solo è resiliente, ma ai problemi che ti crei tu stesso, comunque resiste. Invece la resilienza è semplicemente una cosa del cazzo incompleta, che i problemi nel mondo tu resisti. Cioè, io vedo questo mondo fatto di persone tutte per bene, tutti ci creiamo persone per bene, e che il mondo ce l'ha contro di noi, e che quindi noi dobbiamo sconfiggere il mondo e dobbiamo, cioè, capito? Sto mondo è fatto di persone praticamente che tutti contro tutti, non c'è uno, non c'erano tanti che dicono: ma visto che il mondo è una merda, provo ad aggiustarlo senza che me ne venga nulla. E invece no, tutti abbiamo questa vita, la resilienza. E cos'è la resilienza? È quella cosa che tu vivi, poi al lavoro hai un capo di merda, vabbè, lì devi essere resiliente. Poi muore tua mamma e devi essere resiliente. Il fidanzato ti lascia e devi essere resiliente. Quindi si deve ammettere che è il mondo che ti crea questi problemi, capito? E quindi che tu, contrariamente a tutte le aspettative, riesci a sconfiggere questo mondo malvagio. Cioè, perché siamo così protagonisti? Cioè, al mondo di noi non prego una minchia. Sinceramente non vi posso dire con convinzione che le vostre vite sono difficili perché è il mondo che ve le rende difficili. Ognuno nel cimentarsi ha una probabilità che abbia un capo buono o abbia un capo bastardo, ma non c'è tutta la difficoltà. La difficoltà ce la creiamo noi vedendo il mondo come una merda. Cioè, io personalmente ho visto sempre il mondo come qualcosa che non mi poteva fare niente negli ultimi anni. Il nemico maggiore è
il sottoscritto, è quello che guardo allo specchio, perché togliendo i problemi che mi faccio, ho una vita bellissima. Una vita bellissima. Cioè, se io mi faccio questi problemi, per esempio, di dire, che faccio oggi? Sto perdendo tempo su Facebook. Allora fai quello che ti va. Fai una diretta. Leggi. Fai una passeggiata. Parla con un amico, sfida i tuoi problemi. Quanti problemi abbiamo? Quanti fastidi? Quanti disagi? Io, per esempio, di solito faccio delle cose che mi mettono in difficoltà volutamente per salire un gradino in più. Ieri parlavo che avevo mandato il messaggio a questa ragazza che io ammiro da 10 anni e non avevo mai avuto il coraggio neanche di inviarle un messaggio perché ho sempre pensato che ci sarà un giorno nel quale o è lei a confessare il suo amore per me oppure che io sarò sicuro e non avrò problemi, quindi rimando. Però ho capito che è difficile diventare sicuri senza affrontare una brutta situazione. Per crescere ci sono due vie. Quella che viene chiamata in esoterismo albedo e quella che viene chiamata nigredo. Forse sto sbagliando, però sono due vie efficaci, giuste, come vogliamo. E c'è una via dove tu sei all'alba, sei diciamo nel bianco e impari le cose senza soffrire. Invece c'è una via nera, oscura, dove tu impari le cose con sofferenze. E vi posso assicurare che la maggior parte di questo. Di tutte le mie conquiste sono state fatte nel nero. E dopo un po' tu devi andare nel nero perché ci sono cose che aspettano di essere risolte subito, se no tu soffri. Cioè, come sarebbe bello che uno è talmente sicuro di sé che vada, quelle che gli piacciono di più, si presenta fisicamente. E se viene rifiutato con dei problemi, cioè tipo è felice per lei, la saluta con tanta tranquillità, mantenendo dignità, tranquillità, dicendo anche alla fine, ho detto, sai, questa ragazza che io amavo da 10 anni mi ha rifiutato, però è stato bello parlarle. Quei pochi momenti li apprezzo comunque. Mi faranno piacere, me li ricorderò per sempre. Lì sta il cambiamento. Però lì ci devi arrivare proprio per gradi. Beh, penso così. Cioè, per tutti un cambiamento avviene quando. Per tutti. Per la maggior parte delle persone un cambiamento avviene quando tu ti confronti con una cosa e questa cosa all'inizio ti fa malissimo, poi man mano ti fa sempre meno male perché una parte di te si è estraniata e questo va fatto. Cioè, quello che molte persone in questo periodo stanno conducendo è questo che viene chiamata osservazione. Non credo ci sia altro modo per cambiare le cose, per guarirsi. Quindi, tornando alla determinazione. Abbiamo un elemento completo
una qualità completa che vi fa resistere, vi fa continuare senza esitazione nel vostro obiettivo. È una qualità che io non ho, io non sono determinato, però io volevo spiegare quello che è successo a me. Io pochi giorni fa mi sono accorto di una cosa. Mi sono accorto che non porto a termine le cose. Non porto a termine nessuna cosa. A parte mangiare, quello porto a termine sempre le cose. Se per esempio asciugo i piatti, lascio uno piatto magari fuori ordine, in disordine. Se devo pulire casa, una stanza non la faccio. Se devo conservare prodotti alimentari, una cosa la lascio fuori. Delego sempre la responsabilità agli altri. Questa cosa significa che ti fermerai sempre o per gli altri o per una cosa più eccitante. E io questo qua l'ho provato sulla mia pelle, su Twitch, su cose a lungo termine, su cose più grandi di asciugare piatti. Ho provato che su Twitch mi sono fermato perché non avevo un amico. Quindi la responsabilità non ce l'avevo al 100% io, ma ho cercato la scusa per dire basta. Oppure quando arrivava una cosa più interessante, io cercavo la scusa per abbandonare. Io sono drogato. Appena arriva una cosa più entusiasmante, smetto e la inizio. Per poi durare un mese e smettere di iniziare. E sta cosa ce l'ha in famiglia anche mia mamma. E ora mi sono imposto che ogni cosa va fatta. Io ho iniziato a non terminare le cose quando mio padre, a 6-7 anni, quando io facevo dei lavori domestici, dicevo, lui mi diceva lascia che ci penso io. Invece ieri lui mi ha detto lascia che ci penso io. Ho detto no, i lavori vanno portati a termine. Lì mi sono sentito forte perché lì ho visto tutti gli anni in cui mi imponevo di non fare le cose. Ieri per esempio, con tutto il disagio che potevo provare, ho portato a termine il compito di leggermi la guida della macchina fotografica. Oggi ho portato a termine il compito di cercare di caricare e connettere la macchina fotografica che purtroppo non ho fatto, come vi potete accorgere, non ho la webcam. Però giorno 11, giorno 13 mi arriva il cavo HDMI e lo posso fare questa cosa, posso connettere la macchina fotografica con il cavo. E poi ho preso anche un ricevitore, che è un USB, che è un ricevitore per passare il segnale dall'output dalla macchina fotografica al computer. Ed è una cosa che sinceramente non lo so fare perché tu devi avere OBS, devi avere diverse conoscenze che magari non ho per trasmettere, però non penso che sarà proprio difficile. Però io mi sto complessando la vita, complicando la vita. E questo mi fa abbandonare tutte le cose. Quindi, come compito, me lo devo dare perché io ho desiderato una cosa: portare a termine i miei
le mie idee. Io ho una bella idea su Twitch perché io posso fare tante cose. Io con le mie qualità che ho, cioè quello di sperimentare, quello di essere curioso, essere sincero, sono già tre qualità che possono farmi fare una bella esperienza su Twitch. Possono dire che quel Giuseppe Camilleri si fa una sua nicchia su Twitch. Però devo essere determinato, perché se poi getto la spugna non ho concluso niente. Tutto ciò che mi manca è quello. Perché io sono intelligente, sono una persona anche creativa, sono il nemico di me stesso. Invece tante volte le persone hanno dei nemici esterni, è vero. Cioè, io se prendo un commerciante di vestiti, vedo che quella persona magari è stupida. E quella persona verrà affossata appena nel mercato entra uno intelligente come me. Raga, non è per tirarmela che dico sta cosa intelligente, ma semplicemente sono persone anche pigre. Ciao Giovanni Aquila. Sì, Giovanni dice, Nando benvenuto, stai bene? Spero di sì. Ma hai un canale YouTube? Allora, Nando lui dice, la determinazione senza occasioni, secondo me serve poco. Io credo che io e tu siamo diversi, perché io ho le occasioni, però non ho la determinazione. Infatti, per me il nemico sono io. Per un commerciante, uno che vende vestiti, lì può essere il più determinato perché, sai, io stimo molto quelli che magari hanno, che ne so, un'azienda di famiglia e portano avanti per 40 anni questo lavoro, che magari gli piace anche. Però qual è la differenza tra me e lui? La differenza tra me e lui è che lui non si vede con grandi prospettive. Io sempre, quando vado a fare inizio una cosa, mi vedo sempre con grandi prospettive. E poi magari mi metti in... Io non ne capisco niente di abbigliamento, però mi metti in un negozio di abbigliamento per quello che ho studiato, per la conoscenza che ho di come si fa il business, in una settimana ti faccio dei bei cambiamenti. Poi magari dopo un mese mi stanco. Però è lì la cosa, molte persone perché stanno fallendo? Perché, come dici tu, non c'è l'occasione. E che video fai, Giova? Su YouTube. Per molte persone non c'è l'occasione. Molte persone non è che si pongono la cosa di migliorare. Sono condenni così, poi appena arriva la crisi si lamentano dello Stato che l'ha fatta arrivare, ma non gli viene in mente di migliorarsi. E quindi magari vai in un negozio di abbigliamento, che ne so, vedi i manichini un po' scorticati, vedi il manichino tipo senza il braccio, oppure c'è cattivo odore, oppure fa freddo. Oppure il commesso è poco gentile, oppure il commesso è troppo invadente, oppure i commessi sono troppo pochi. E minchia, dici, ma cazzo, questa avrà la determinazione, però le occasioni te le devi creare così. Devi sicuramente dare il massimo anche da questo punto di vista, però o sono pigri oppure non ci arrivano. Dicono, minchia, sei veramente intelligente. A me mi hanno detto tante volte le persone, ma sei veramente intelligente, sei un genio, per cose che per me sono normali. Però
cos'è proprio che dico come minchia fanno a dire che sono intelligente? Cioè, sono cose normalissime, basta studiare un poco, però la maggior parte delle persone secondo me è così, cioè si limita al compitino. Quando tu dai la possibilità hai la possibilità di migliorare, no. Va bene così. Allora, per me io vedo solo una differenza. Lui ha la fortuna di avere ereditato un'attività e io no. Sono un freebooter satirico. Ok. Non sottovalutare mai la stupidità altrui, perché poi per quanto riguarda l'attività non lo so che cosa risponderti, c'è chi comunque ha fatto anche meglio di te avendo meno risorse. Pensa a tutti quelli che sono andati in America senza avere prospettive e poi hanno creato imperi. È chiaro che in Italia c'è poco da fare. L'attività costa. Se non hai soldi per finanziarti, devi un po' romperti il culo, però non è detto, cioè se tu hai un'idea, io per esempio ti racconto questa cosa, io qualche settimana fa volevo aprire una gelateria, un bar, una pasticceria. E allora cosa ho detto? La prima cosa è sì. Il punto è che mi sottovaluto io in questo caso, cioè nel senso che probabilmente ti dicono che sei intelligente proprio perché magari è vero, dice Giovanni. E lì non lo apprezzo io, quello che sono. Questo è fuori di dubbi. Che stavo dicendo? Ti stavo dicendo che volevo fare questa attività. Io non ho soldi, ho visto che anche i siti dove danno i soldi, dove fanno delle raccolte che si chiamano crowdfunding, termine giusto, non è facile perché devi avere delle garanzie con l'attività avviata, ma c'è sempre un metodo per avere dei soldi. Guarda, se io avessi avuto questo progetto, prima ci avesse l'idea. Tu hai l'idea? Bene, hai anche un'idea copiata, ma che la puoi migliorare di un po', e si può sempre migliorare di un po'. Delle cose che qualcuno non ha curato, io te le posso vedere sempre in ogni cosa, in ogni campo. C'è sempre qualcosa di cui lamentarsi. E allora che fai? Allora, le banche soldi non te ne danno. Tuo padre, dipende che padre hai. Se ti rinfaccio le cose, magari no. Se è un padre che si fida di te, magari fateli prestare i soldi. Se non ne ha soldi, va bene. Quindi banca no, crowdfunding no, papà no. Hai qualche socio, qualche amico che potrebbe darti una mano? No. Lavori e ti puoi fare dei soldi nel tempo, sì. Tra 10 anni può essere che tu lo apri il bar. Quindi quale può essere l'alternativa più sensata? Secondo me, l'alternativa più sensata è farsi un giro della città e andare a parlare con chi ha i soldi. Andare a parlare con gli imprenditori che, se sono intelligenti e la tua idea vale, non credo che loro possano darti due di picche. Può essere anche che te la fregano l'idea, però è un rischio.
Meglio avere un rischio, però avere anche la possibilità di farcela. E tu ti fai finanziare, vi dividete una percentuale, però sei partito. Dopo che sei partito, se la tua idea vale, questa cosa la puoi replicare tantissimo. E così le persone si sono arricchite perché non si sono fermate mai. Allora, ma tu hai esperienza nella ristorazione barra gelateria? No. Assolutamente no. E non ci vuole, altrimenti Berlusconi dovrebbe avere esperienza nella televisione, nel calcio, nell'editoria, nel giornalismo. Un imprenditore è un imprenditore, un visionario è un visionario, qualunque sia l'attività che fa. Giovanni dice, perché se uno crede che aprire sia un business, sia il franchising dei bar, il vero business è il franchise sul bar, non il bar. Non si capisce niente in quello che è scritto. Non sto parlando di soldi su Berlusconi. C'è Giovanni che dice, Berlusconi i soldi li aveva già producendo case con soldi poco chiari. Ma non sto parlando di soldi. Sto dicendo che se tu ti vuoi inserire in un'altra cosa di cui non capisci niente, non serve capirne qualcosa. È un buon talento, come che uno capisce subito se quell'idea può andare bene o può andare male. Poi forse non è neanche talento, è semplicemente un provarci e poi se capisci che non va quella cosa con i profitti, chiudi e compri qualcos'altro. Però penso che anche sia una questione di talento, di esperienza. Perché l'attitudine a fare l'imprenditore ce l'hanno pochi, quindi devi per forza avere un vantaggio negli altri a livello caratteriale. E quello è il vantaggio vero. Poi i soldi, sì, però se Berlusconi non avesse avuto i soldi, non è che non avrebbe comunque provato a farli. Poi magari Berlusconi non fa testo perché lui comunque ha giocato un po' sporco, anche i suoi primi soldi forse erano sporchi. Comunque lui ha ricevuto 30.000 euro dal padre, che non sono pochi per partire, o 60. Cioè, gli ha dato forse 60 milioni. Quindi anche di più di 30.000. Però non vuol dire nulla. Cioè, se tu hai una bella idea, magari la prima idea che fai non ci fai soldi. Ti serve solo per far partire la tua seconda idea. Però tu hai quell'idea. Gli imprenditori in genere sono intelligenti, sono anche persone che si fidano, sono persone che dicono facciamolo, sono proprio, hanno entusiasmo, sono attivi. Quindi facciamola sta cosa. Quando 100 amici ti dicono no, che cazzo fai? Perché no? Fatti un concorso pubblico, vai all'estero.
Invece l'imprenditore si fida. Poi magari non guadagni 2000 euro, ne guadagni 1000. Quei 1000 però li utilizzi per fare un'altra cosa, un altro progetto. È solo una cosa di lentezza, però se l'idea è buona, i soldi si trovano. Proprio perché ci sono persone che come te hanno voglia di fare soldi, hanno voglia di... Forse non è neanche fare soldi, perché... Berlusconi non è che lavora per i soldi, lui lavora, cioè non so se tu ti sei mai visto il film L'oro di Sorrentino, lui crea aziende, creava, faceva business non perché voleva fare i soldi, ma proprio perché se no non, questa cosa lo rendeva vivo, se no veramente esplodeva. Quindi deve essere una cosa proprio di impulso istintivo. Allora, quelli che offrono un franchise bar chiave in mano per chi lo apre non lo è, ma lo è per quello che vende il franchise e quello che vuole il franchise. Dipende il franchise. Dipende se è un'ottima offerta, tipo, ho sentito che c'è una gelateria nel mio paese che è molto forte, che è col franchise, e magari guadagna anche di più di quelli che i franchise non ce l'hanno. Allora come la mettiamo? Che quello sta fallendo perché non si è aggiornato, invece l'altro col franchise magari guadagna di meno, però è partito andando. Allora, no, fare l'imprenditore è una questione di soldi e di essere furbi. Non è logico quello che dici, perché io te l'ho proprio spiegato come si fa. È più lento, però il modo lo puoi trovare sempre, anche col franchise. Però io perché non sono partito col franchise? Perché volevo avere l'idea mia, volevo essere il padrone di decidere il nome e cose. Però può anche essere l'idea. Se Berlusconi non avesse avuto appoggio, adesso che andava nelle crociere. Questo non lo sai né tu né io, però per quello che è il personaggio, secondo me lui l'avrebbe trovato. Ma te lo dico perché gli imprenditori sono fatti così, cioè sono quelli che tu magari fai l'imprenditore, però sei capace, ti capita di fallire, di perdere i soldi, fai un anno di merda e l'anno dopo sei di nuovo ricchissimo. Perché è un'attitudine. Sì, ma infatti tu gli agganci, cioè lui dice, Giovanni dice, se l'idea è buona senza agganci non si va da nessuna parte. Mi dispiace, ma non sono d'accordo con te. Allora, io ti dico che se tu non provi a fare quello che ti ho detto io, le chiacchiere stanno a zero. Se tu vai dai personaggi, dalle persone che nel posto dove tu abiti hanno i soldi e non vai a proporgli questa idea, cioè quelli magari ti stanno aspettando con le braccia aperte, perché è mesi che non hanno una buona idea. Nessuno li considera, nessuno gli propone un'idea. Cazzo, hanno mesi che aspettano di investire questi 100.000 euro che li stanno tenendo in obbligazioni, che gli danno il 2% tipo forse all'anno di interessi. Poi ci arriva uno e gli dice: guarda, io ho st'idea, allora abbiamo st'idea, ci vai col piano di business. Piano diciamo, del progetto, gli dici: guarda, allora a me servono 100.000 euro, che cosa voglio fare?
Allora voglio fare, sto prendendo il mio esempio, voglio fare sto bar dove dobbiamo avere la cura di ogni cosa. Quindi già lui entra nel meccanismo che non si scherza, non è una cosa da dilettanti come c'è in ogni bar. Ovvero, per esempio, bagni sporchi, persone, per esempio, che scavalcano la fila, tutte queste cose, imperfezioni, poi magari cocktail che non sono ottimi, prodotti scadenti, migliaia di cose possono essere. E poi tu spieghi, allora, guarda, io ho fatto sto calcolo che noi possiamo diventare i migliori nel settore. Perché? Perché in questo bar manca questo, nell'altro invece manca quell'altro. Le persone mica sono sceme. Le persone vanno da chi gli offre il migliore servizio. Anche tante volte anche a scapito del prezzo. Cioè, perché, che ne so, un esempio, le persone vanno a farsi un abbonamento su Netflix pur sapendo che puoi vederti film sul genio dello streaming. Perché su Netflix hai più comodità, quindi stai spendendo dei soldi, tra virgolette, inutili, però sai che su Netflix si vede bene, che è... forse puoi insomma riprendere, hai delle comodità. E questo è l'esempio che ti dice che il servizio è la prima cosa, cioè interessarsi ai clienti. E quindi può essere anche un'idea di merda, l'imprenditore ti dice sì, può essere un'idea bellissima, l'imprenditore ti dice no, però finché non lo provi. Anche proprio se sei sfigato e ti resta solo sta possibilità, non si può dire che l'idea non vale semplicemente perché non è dimostrabile. Cioè, ci sono le persone, cioè, ci sono persone con i soldi e ci sono le persone con le idee. È sempre andato così il mondo, come le banche, come sono nate. Anche le persone, insomma, se tu vedi i film di come si fanno gli investimenti. Ci sono le persone con i soldi e ci sono le persone con le idee. E quindi quando queste due cose si uniscono, nasce un progetto. Tutti vogliono fare soldi. Ci sono quelli che magari aspettano te e devi essere tu a cercarli. Magari sarà umiliante, però... Forse può essere anche sorprendente, perché penso che se un ragazzo di buona volontà, intelligente, va lì e si dimostra determinato, si dimostra con le idee chiare, penso che quello lì ti ringrazierà sempre se gli fai fare soldi. Ma infatti l'ho detto, cioè magari anche no, dici, magari sentono l'idea è buona e poi te la fregano. Guarda, ti consiglio di vedere un bel documentario, Elizabeth Holmes, The Inventor. Sì, può essere che te la fregano, pure può essere che se sono onesti e non te la fregano. Sai, io quante idee ho avuto? L'idea è che sono finite nel cesso. Aprire il mondo volevo fare, volevo aprire il mondo. Volevo fare tante cose, però solo per i soldi non si sono concretizzate. Solo per i soldi una minchiata, solo per la mia determinazione. Perché magari mi sono vergognato di andare a parlare dal tizio. Tante idee, raga, tante idee. Però te la possono fregare, obiettivamente te la possono fregare. Cioè, se arriva uno, dice, minchia, bella st'idea, mi ha dato pure come fare, perché tu ci vai a presentare il piano, il progetto tutto,
Quello deve solo dire ok, siamo d'accordo, facciamo un contratto, facciamo la società. Quindi tu spundi che sei l'impiegato, io spundo che sono il finanziatore, ci dividiamo la società 50-50 e partiamo. Potrebbe già avere il suo impiegato, che è suo cugino, e farla partire lo stesso. Però le qualità caratteriali non si comprano. Se io sono uno determinato, sono uno perfezionista, sono uno positivo, ho anche tante conoscenze, quelle lì non le puoi comprare, quindi gli puoi mettere tuo cugino, però vediamo se poi non fallisce in 2 anni. Quindi te la può fregare. Magari va bene, ma è una stupidaggine. Ti può dire di no? Ti può dire di sì? Essere onesto. È il rischio, raga, è il rischio. Bisogna rischiare la vita, cioè nel senso tu parti con zero. Se va bene, hai fatto una buona cosa, cioè anche che te l'ha fregata, hai fatto comunque una buona cosa. Cioè hai avuto un'idea buona che ha migliorato la tua città, non ci hai guadagnato, però hai fatto una buona cosa, devi essere comunque contento. Se poi lui ti rispetta e fa l'idea con te, ben venga. Ma cioè, tu già partivi da zero, non perdi niente, almeno provaci. Penso che sono stato abbastanza esaustivo, abbastanza chiaro. E niente. Tu di lavoro che cosa stai facendo per adesso? Solo lo YouTuber?
Per concludere la discorso, io convido Domani che sera, lunedì 17:45. quando ci sta, perché alle 6:30 poi io devo andare a lavorare. Dove sono stati? Tipo un quarto d'ora. No, martedì, meglio. Sto dicendo, io confido che questa decisione di portare a termine le cose prima o poi ti fa cambiare, prima o poi ti fa diventare più maturo. Siamo una generazione, secondo me, molle, incapace di soffrire e di durare fino alla fine. Questo però si può cambiare. È molto importante che passi questo messaggio per me. Dobbiamo fare pressione sulla nostra mollezza. Dobbiamo essere intransigenti. Se abbiamo un'attività, dobbiamo portarla avanti, anche la più stupida, anche la minima. Dobbiamo costruire questa persona, personalità, dobbiamo far sì che tutto si porta a termine, dalla cosa più piccola alla cosa più grande, perché non dobbiamo lasciarci trascinare dal disagio oppure dalla una cosa più bella che possiamo fare. E poi magari arriva appunto questa naturalezza nel voler continuare le cose, nel voler fare un buon lavoro. È una cosa naturale, giusta, legittima, portare a termine l'idea. Questo è stato l'ultimo pensiero di oggi. Non lo so se ci vediamo domani. Io non vorrei cadere, diciamo, in contraddizione da quello che ho detto e quello che faccio, però capite bene che non ho manco idea di quello che devo fare. Perché sinceramente parlare di Covid mi ha stancato. Parlare di calcio lo reputo molto noioso per quello che per come vorrei parlare di calcio. Quindi se faccio delle dirette così, forse al massimo qualche diretta sporadica. Oggi sono venuto solo perché avevo una cosa per me importante da far passare, ma non ho altre idee, non ho un programma, un progetto da portare. Sono felice comunque che il mio lavoro ce l'ho, non ho problemi. Un po' mi miro del culo che guadagno poco, perché se tu guadagni, che so, 2000 euro al mese, dici allora con 2000 euro al mese comunque il mio lavoro è utile, allora posso fare veramente quello che mi va di fare. Poi c'era un po' di resistenze e ci si può lavorare. Devo essere soddisfatto di quello che sono fino a oggi, perché mi sono dato più libertà e la mia felicità ne ha risentito, ne ha beneficiato. Bisogna darsi questa fiducia. È chiaro che è un salto mortale triplo nel vuoto.
Però se non vi resta nient'altro, se l'avete provate tutte, provate a fare questa cosa. Proviamola a fare insieme. Basta. Grazie, insomma, a Giovanni che è passato. Spero di rivederlo nelle prossime giornate. E grazie a tutti. Vi auguro un buon sabato, fate l'amore con il sapore o anche con delle persone in carne ed ossa. Minchia, ma qua. Vabbè. Qua messa a fuoco proprio non abbiamo. Divertitevi oggi. Mangiate bene, trombate. Sperperate i soldi di Paparino.